tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Nintendo Incallito. Questa puntata è completamente incentrata sul nuovo gioco Animal Crossing Happy Home Designer e oggi vi porto 5 pacchetti di busti, 5 pacchetti delle carte Amiibo di Animal Crossing Happy Home Designer. Sono le prime bustine che apro, quindi sono veramente estremamente eccitato di aprirle. Oggi sono riuscito a prenderle all'ultimo minuto perché sono riuscito a fare un salto al negozio di videogiochi vicino a casa mia e non ci crederete mai, non so come mai una persona lo aveva prenotato e non lo è venuto a ritirare, allora l'hanno messo fuori. Sono riuscito a trovare l'amiibo di Little Mac. Non potevo credere ai miei occhi, vi giuro. Cioè, è un evento che aspettavo da mesi, perché appena uscito non ero riuscito a trovarlo e dopo che sono venuto a sapere che era così raro, volevo prenotarlo, però poi i ragazzi del negozio vicino a casa mia mi hanno detto che c'erano già tantissime prenotazioni, allora diciamo che più o meno ho rinunciato. Evidentemente hanno fatto il restock e allora adesso una bravissima persona ha deciso di non andarlo a ritirare e quindi me lo sono preso io. Veramente sono molto 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 contento e non penso proprio di aprirlo perché è un pezzo rarissimo, pur essendo una ristampa, e quindi però comunque penso di tenerlo sigillato nella sua scatola e così com'è, nella sua gloriosa rarità, mettiamola così. Bene, però adesso passiamo alla cosa veramente importante di questa puntata, che è lo sbustamento delle carte Amiibo Animal Crossing Happy Home Designer, come potete leggere, serie 1. Allora, andiamo prima a dare un'occhiata alla confezione, quindi qua vediamo, contiene 3 carte Amiibo e una di queste è speciale. Dopodiché leggiamo Amiibo Cards serie 1. E qua sotto ci fa vedere. Allora, le si può usare in 3 diversi modi: con Nintendo 3DS assieme all'NFC Reader e Writer. Quindi praticamente se avete un modello vecchio di 3DS o 3DS XL avrete per forza bisogno di questo piccolo lettore, che si può comprare anche in bundle con Animal Crossing Happy Home Designer, oppure lo potete comprare a parte. E praticamente questo qua funziona esattamente come il sensore che c'è sotto lo schermo del mio 3DS XL, nel mio Nintendo 3DS, scusate, sia piccolo che grande. E quindi praticamente il New 3DS fa tutto il lavoro da sé, invece il 3DS XL vecchio hanno bisogno di un accessorio che comunque vi dà la possibilità di usare tutti gli Amiibo. E poi qua fa vedere che si possono anche usare con la Wii U. Allora, noi sappiamo, è stato annunciato, no, che a dicembre, quindi prima più o meno nel periodo di Natale, uscirà il gioco Animal Crossing Amiibo Festival e usciranno assieme a questo Amiibo Festival anche gli Amiibo veri e propri, no, le statuette di Animal Crossing Amiibo Festival, e devo dire che sono bellissimi. Per quello che ho capito includono Tom Nook, Fuffi, Alpaca, Merino. Hanno annunciato che rilasceranno in futuro anche Resetti, poi c'è Fofò, Stortimer anche, mi sembra. Comunque ci sono veramente tantissimi Amiibo che rilasceranno. E questa cosa qua è molto particolare, perché ho letto che usando le Amiibo Cards in alcuni giochi, come ad esempio Mario Party 10, mi sembra, funzionano come gli Amiibo normali, no? Che ti fanno sbloccare cose in più, no? Oppure anche in... che gioco è che avevo letto? Mi sembra Super Smash, che non so bene cos'è che facciano, però si può usare, non so bene. Però l'ho letto, magari poi vi metterò un link sotto se riesco a trovare questo sito. Penso di averlo perso, però fa nulla. Comunque, e quindi diciamo che le Amiibo Cards non sono solamente degli accessori per il gioco Animal Crossing Happy Home Designer, ma sono anche delle carte che si potranno usare in futuro per ampliare altri giochi, come alcuni che sono già usciti.
Bene, quindi direi adesso passiamo al retro. Ah, prima di sbustarle, allora andiamo a leggere qua cosa c'è scritto. Allora, vediamo dove c'è scritto in italiano. Gli Amiibo possono essere usati con software compatibili. Consulta il sito amiibo.nintendo.eu per informazioni aggiornate. Bene, qua cos'altro dice? Vediamo un po'. Questo pacchetto contiene tre carte scelte in modo casuale da una serie di 100. Sì, infatti, la serie 1 è una serie composta da 100 carte Amiibo. Più avanti comprerò, dovrebbe uscire più o meno a fine ottobre, l'album fatto apposta di Animal Crossing Amiibo Cards Serie 1. Esce l'album e questo album costa solamente 10 euro per quello che ho capito io, poi magari aumenteranno il prezzo, ne dubito. E contiene l'album molto carino con tutte le sagome senza non, cioè non colorato, contiene solamente la sagoma, all'interno è tutto bianco, della carta e diciamo è tutto colorato, tutto carino, e in più all'interno della confezione contiene anche una bustina carta Amiibo, quindi è come se voi quell'album lo pagaste solamente 5 euro, scusate, al posto di 10, perché contiene una bustina che costa più o meno 5 euro. Bene, allora bando alle ciance e passiamo subito a spostare la mia primissima bustina di Amiibo Cards. Ah, mi sa che qua hanno messo dello scotch per evitare che qualcuno aprisse le bustine. Voglio cercare di mantenere intatta almeno una bustina per tenerla come ricordo. Vediamo se ce la facciamo. Mi sa che mi conviene tagliare la parte superiore che faccio prima. Allora, vediamo un po' qua sotto cos'è che c'è, sono delle informazioni utili, non saprei. Allora, in fondo si trova la carta speciale, che ce n'è una per ogni pacchetto, e queste due sono le carte normali, quindi prima andiamo a vedere le carte normali. Allora, numero 81, Eunice, il suo compleanno è il 3 aprile, il segno è Ariete, poi ci sono questi due simboli. Questi due simboli, mi sembra di aver capito, che si potranno usare in futuro per fare tipo dei mini giochi o cose del genere, tipo carta, forbice, sasso, giocare ai dadi, o magari li si può già usare per divertirsi ancora di più con le carte Amiibo, non so, poi questo... magari lo scopriremo più avanti. Quindi la prima carta è Eunice. Dopodiché troviamo Bon Bon, il suo compleanno è il 3 marzo, è una conchiglietta numero 49, il simbolo è forbice e il numero è 5, il numero del dado 5. E la nostra primissima carta speciale è Pascal, il numero 10, il suo compleanno è il 19 luglio e qua c'è SP proprio perché è speciale, quindi qua possiamo vedere che il suo simbolo è pesci. Infatti il simbolo Ariete lo si vede, pesci, ah no, questo qua è pesci, si vede qua sotto, perché lei è quello di qua, infatti sotto si vede Ariete, quindi i simboli, il simbolo del segno zodiacale sono sotto di fianco al compleanno. Oh, e la nostra prima carta speciale è Pascal. Mi piace molto l'effetto che è tipo la holo che ha, che è veramente bello. Bene, quindi questa qua è la nostra prima carta speciale. Secondo pacchetto. Thank you.
Allora, la prima carta è Cobb. Il suo compleanno è il 7 ottobre. Il simbolo è bilancia, ovviamente lui è un maialino. Il suo simbolo è sasso e il suo numero è 3. Poi, il prossimo è Rusher, che in italiano è broncio. Ah, ecco, scusatemi, non avevo notato i nomi. In italiano sono questi qua di fianco, in basso a destra, Wurst per lui. Poi vediamo, per la coniglietta è Lolly e per la pecorella è Tenerina. Scusate, mi stavo leggendo i nomi. Quindi lui è Wurst e il suo compleanno è 7 ottobre. Poi abbiamo Rush, che in italiano è broncio, e il suo compleanno è il 7 aprile. E dopodiché, oh, ecco qua la nostra carta speciale, è John, che in italiano è Nella, il suo compleanno è l'8 gennaio, il suo simbolo... Ah, scusatemi, non avevo fatto vedere i simboli qua. Il suo simbolo è carta e il suo numero è 6 per broncio. E invece per la nostra amatissima Nella, che qualche volta hai preso delle rape troppo alte, cattiva Nella, il suo simbolo è carta e il suo numero è 2 ed è un capricorno. Bene, e questa qua è la nostra seconda carta speciale. Adesso andiamo ad aprire la nostra terza bustina. Scusate, preferisco aprire al contrario così non vi faccio vedere in anticipo le carte. Oh, che brutto! Rosico, suo compleanno è il 17 ottobre, simbolo, segno bilancia, simbolo forbice e numero 2, e lui è un topolino. Prossimo, oh, bellissimo Gino, il suo compleanno è il 1 febbraio ed è un, suppongo che sia acquario, sì, penso proprio di sì. Scusatemi se sbaglio, non sono molto bravo con i simboli. Con i segni, il suo simbolo è sasso e il suo numero è 5 e lui è un paperino. E da come possiamo vedere, la nostra terza carta speciale è un bellissimo DJ KK. Stupendo, veramente stupendo. Non so come mai la differenza è che in italiano hanno messo K.K. invece in inglese non ci sono i punti, però vabbè, sarà magari un errore di battitura. Il suo compleanno è il 23 ottobre e il suo segno è Vergine ed è il suo simbolo è sasso, carta speciale, e il suo numero è 3. Bene, 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 la nostra terza carta speciale. Adesso andiamo ad aprire la quarta bustina. Ah, ecco, vi volevo ricordare che il chip dell'Amiibo si trova proprio qua in mezzo. Infatti, se toccate, sentite un piccolo rialzo. E questo qua è il chip che c'è all'interno della carta. Bene, quindi andiamo a vedere la nostra prima carta. È Bernardo, in inglese Benjamin, il suo compleanno è il 3 agosto e il suo segno è leone, simbolo forbice e il suo numero è 6. E la carta è la numero 084. La prossima carta è Kabuki. Lui è ovviamente un gatto, il suo compleanno è il 29 novembre, simbolo sagittario, il suo numero è 037, simbolo sasso e il numero è 6, il dado. E come nostra a quanto siamo quarta carta speciale è Frodolo, uno dei personaggi principali all'interno della storia, all'interno di Animal Crossing Happy Home Designer, che in inglese si chiama Lyle. Il suo compleanno è il 6 giugno, il suo segno è gemelli.
Il suo simbolo è carta numero 016 e il dado è 5. E lui è la nostra quarta carta speciale. Bene, siamo giunti all'ultimissima bustina per questa puntata di Animal Crossing Amiibo Cards. Adesso questa qua volevo cercare di tenerla intatta, quindi penso che la aprirò dal sotto, perché dal sopra c'è quella specie di scotch per evitare che si aprano le bustine. Vediamo un po' se riesco ad aprirla. Scusate, che mi piace tenere sempre una bustina intatta per come ricordo, e quindi. Vediamo. È proprio impossibile aprirla, allora vabbè, la apriamo nel modo normale. Ovviamente se la tagliate con la forbice come faccio io, ricordatevi di tenere in giù le carte, se no le andate a tagliare. Ok, ultima bustina per questa puntata. Perfetto. Allora andiamo a vedere la prima carta ed è Clay, che in italiano è Carmelo. Lui è il numero 088. Il suo segno è bilancia, il suo compleanno è il 19 ottobre. È un criceto e il suo numero del dado è 6. E il suo simbolo è carta. Cioè, scusatemi, sasso. La prossima è Snake, è un bel coniglietto, in italiano è razzo, il suo compleanno è il 3 novembre, quindi è uno scorpione, il suo segno, il suo simbolo è forbici e il suo numero dado è 3. E la nostra carta speciale è... Oh, Timmy! Ecco qua, luna numero 008. Timmy in italiano è Mirko, il suo compleanno è il 7 scusatemi, giugno, il suo simbolo è carta e il suo numero dado è 4 ed è la nostra quinta carta speciale. Ecco qua. Quindi facciamo ricapitoliamo velocemente le carte che abbiamo ottenuto oggi. Dovremmo aver ottenuto 10 carte normali e 5 carte speciali, quindi andiamo prima a vedere le normali. Allora, lui è Razzo. Poi abbiamo Clay, che è Carmelo in italiano. Poi abbiamo Kabuki, Bernardo, Gino, che è molto carino. Poi c'è Rosico, Broncio, Wurst e infine Lolli. Ah no, ne abbiamo un'altra, Lolli e infine Tenerina. E le nostre carte speciali, adesso le andiamo a vedere per bene, che sono davvero stupende. Mettiamole in ordine di numero. Qua, così. E così. La nostra carta numero 3 è KK. Bellissimo con l'effetto holo, mi piace davvero tantissimo. Poi abbiamo Mirko. Poi abbiamo Nella. Pascal, che in italiano è Pasquale, però io l'ho sempre chiamato Pascal. E infine Frodolo. Bene, allora la prima puntata unboxing, scusatemi, sbustamento delle Amiibo Cards termina qui. Devo dire che mi sono divertito davvero un sacco a sbustare tutti questi personaggi e la maggioranza sinceramente neanche li conoscevo. Speravo di sbustare qualche personaggio che è uno dei miei preferiti, però fa nulla, sarà per la prossima puntata di
sbustamento di Animal Crossing Happy Home Design. Quindi io così, con questa panoramica di tutte le carte che abbiamo pescato oggi, vi lascio e vi ricordo di lasciare un bel mi piace se questi video a sbustamento delle carte Animal Crossing Happy Home Designer Amiibo Cards vi sta piacendo e vi ricordo di iscrivervi, lasciare commenti su ciò che vi piace, ciò che migliorereste, insomma anche domande, tutto quello che volete, e consigliatele ai vostri amici, e ci vedremo alla prossima puntata di Nintendaro Incallito. Ciao!